Sotto il segno di Torniche, Scenghela e Milos Teodosic. Vittoria ritrovata per la Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo nella 20ª giornata dedicata all'Eurolega, terza giornata del girone di ritorno. Vittoria importantissima per quanto riguarda il sogno playoff per le Lebunere. Dopo le sconfitte subite qui alla Segafredo Arena nella prima e nella seconda giornata del girone di ritorno una settimana fa contro lo Žalgiris Kaunas e contro l'Olympiakos, ricordiamo il finale punto a punto tra le polemiche contro i Reds, contro la formazione di coach Barzokas. Una vittoria che dà sicuramente morale e fiducia per il proseguo della campagna, della spedizione europea per la formazione di coach Sergio Scariolo, sotto il segno, come dicevo in apertura, di Torniche, Toko, Sengheila, 16 punti, 2 rimbalzi, 7 assist. Ecco, questo dato è il dato significativo della partita del georgiano ex CSKA di Mosca, ad un anno più o meno dal suo arrivo in quella di Basket City. 12 punti, 2 rimbalzi, 4 assist invece in circa 20 minuti sul parquet per Milos Teodosic dopo la giocata da campione da fuori classe contro la Reyer Venezia. 11 punti, 4 rimbalzi, 1 assist, una partita sicuramente molto positiva da ambedue le parti, in attacco e in difesa, anche la stoppata sull'ex Zenit, Napoli e Olimpia Milano, Guidaitis, a ricordare comunque che anche in difesa può essere un fattore, Ismael Paco. 9 punti, 4 rimbalzi, 2 assist invece per Gabriel Lundberg. Una vittoria che è arrivata soprattutto nel corso del quarto e decisivo quarto dopo le triple di Derek Williams. Lo ricordiamo, all'andata lo scorso 23 novembre, una sconfitta davvero bruciante per la Virtus in quella dell'Oaka, 88-85 dopo un tempo supplementare contro i Grims, che rimontarono e grazie a quasi ad un irreale Derek Williams portarono a casa una vittoria molto importante anche per il loro obiettivo playoff. Una vittoria che era arrivata nella finale con un canestro sbagliato e sotto le plance, sotto i tabelloni da Mame Jaite. Il francese risponde contro un duo che comunque può essere ostico, come quello formato da Papagiannis e appunto Guidaitis, con 8 punti, 8 rimbalzi e un assist. 7 punti, 8 rimbalzi, 4 assist, partita totale da un giocatore totale, qual è per Daniel Hackett. 5 punti, 5 rimbalzi, un assist per Isaiah Courtinier, quella tripla però nel corso del quarto quarto a rompere in due il match, a portare la Virtus a più 3 sul 60 a 57. Una Virtus che parte molto forte con la tripla di Milos Teodosic, la risposta di Derek Williams sempre dall'arco e l'appoggio con la assist di Papagiannis da parte di Nate Walters. Walters che è stato un ostacolo in tutta la serata della Segafredo Arena, ma la Virtus comunque prende un piccolo vantaggio grazie ad una parziale di 7-0 e la Virtus conduce 10-5 nei primi minuti. Rientra il Panathinaikos sul 12-9, altro parziale di 6-0, Virtus avanti sul 18-9 nel corso del primo quarto, nei primi 10 minuti della partita. Sengheila fondamentale con l'assist per Semi Ogile e poi anche l'assist per Ismael Baco. Arriviamo all'interno del secondo quarto, quarto che la Virtus vince per 25 a 19, Virtus al riposo lungo sul 43 a 30, quindi sulla più 13 in doppia cifra e anche quasi in controllo del match nel corso dei primi 20 minuti. Ma quante volte quest'anno
Abbiamo visto una Virtus in controllo nei primi 20 minuti e poi farsi rimontare invece nella ripresa. Ed è anche in questa occasione succede questo sistematico crollo nei secondi 20 minuti. Virtus che parte fortissima con il duo Paiola-Baco, ancora decisivo sotto i tabelloni. Parziale di 7-0, Virtus avanti sul più 14, sul 27-13. Controparziale però per la formazione di Dejan Radonjić di 9-0 con il Panathinaikos che rientra sul 27-22. E bellissime le giocate di Baco con Guidaitis, sia in attacco sia in difesa, e poi comunque c'è da segnalare nel corso del primo tempo, all'interno del secondo quarto, un altro parziale di 7-0 per le Vunere che allungano sul 36-24, come detto all'intervallo lungo 43-30. Ma rientra ancora una volta la Panathinaikos sul meno 5 sul 44-39 grazie ad un controparziale di 9-1. Ci pensa a questo punto una tripla di Daniel Hackett a riallungare sul più 8, 47-39, ma attenzione perché il Panathinaikos ha 7 vite. E rientra ancora una volta, questa volta addirittura a meno 4 con la tripla dall'angolo firmata Mateusz Ponitka, l'ex Reggio Emilia, mai arrivato in Emilia Romagna quest'estate dopo dopo le grandissime prestazioni offerte in quel di Eurobasket, l'ex ala piccola dello Zenit San Pietroburgo, visionata anche lo scorso mese di settembre proprio dalla Virtus Bologna. Poi ha scelto di firmare per il Panathinaikos tripla dall'angolo nel corso del terzo quarto, a concludere il terzo quarto vinto dai greci 21-12. E poi attenzione, tripla di Derrick Williams per il meno 1, tripla dell'avvantaggio del sorpasso per i Greens firmata ancora Mateusz Ponitka, 55-57, ma da quel momento in poi rientra in campo Milos Teodosic e la Virtus ricomincia a giocare, a divertire, a convincere e porta a casa una vittoria fondamentale per il proprio proseguo europeo, per la propria spedizione europea. Arriva una parziale di 14-0 in cui le giocate fondamentali sono realizzate, una da Isiah Courtinier, la tripla sull'assist di Shengheila per il 60-57, bellissima l'inchiodata sull'asse Milos Teodosic, Ismael Baco che vale il 62-57, mette la firma sul successo delle Vunere, una grandissima giocata in post-basso firmata Torniche Toko Shengheila, l'MVP a mani basse alla Segafredo Arena. Attenzione ragazzi, alle prossime tre partite. Intanto domenica il match contro l'Happy Casa Brindisi nella bolgia della Pala Pentansuglia, ma attenzione, prima la trasferta all'Audi Dome contro il Bayern Monaco del nostro Andrea Trinchieri, successo l'andata al Paradozza, e poi partita in casa da non sottovalutare contro la Stella Rossa di Belgrado, e poi trasferta invece in quella di Villeurbanne contro il Lyon Villeurbanne, trasferta fondamentale, tre partite, percorso fondamentale per poi arrivare al big match contro il Barcellona di Šarūnas Jasikevičius, proprio qui alla Segafredo Arena. Intanto vittoria fondamentale contro il Panathinaikos con una quasi irreale Torniche Toko Shengheila. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!